Noi andiamo velocissimi, andiamo in Abruzzo, ci colleghiamo con Lanciano e con l'Abruzzo, insomma con il coordinamento dell'Abruzzo. Ringrazio Pierpaolo Di Nenno, coordinatore Pia Social Abruzzo, che è in collegamento, e ringrazio anche Antonella Grazie a Tollis, te, ciao altra... Francesco. Ciao, ciao Pierpaolo, ringrazio anche Antonella Tollis, altra coordinatrice di Pia Social Abruzzo, la ringrazio anche perché, come dire, ha liberato, diciamo così, un po' di tempo non intervenendo, però è presente, ci segue, ovviamente ha organizzato insieme a Pierpaolo e a tutto il coordinamento questo blocco. Se lo abbiamo, andrei velocemente da Pietro Contaldo. Eccolo qua, Pietro Contaldo, Buonasera a tutti. Aigers Italia. Aigers Italia è quest'anno partner del PIA Social Day. Poi andiamo subito da Pierpaolo, però vorrei da Pietro, appunto, velocemente un commento intanto su come è andata questa esperienza sul PIA Social Day e poi come gli Aigers, che sapete sono una bellissima community, possono supportare il lavoro sulla comunicazione e informazione digitale. Grazie. Buonasera Francesco, innanzitutto volevo ringraziarti appunto per essere partnership di questa fantastica iniziativa che è il Pia Social Day 2020. Cercherò di essere molto breve perché ho capito che comunque i tempi sono molto stretti. E niente, sta andando benissimo. In realtà non ti invidio affatto perché penso che starei facendo un lavoraccio sia tu e sia tutta l'organizzazione che comunque c'è dietro, che tra l'altro è fantastica, cioè siete veramente bravissimi. E niente, Grazie. sarò molto veloce nel raccontarvi brevemente che cos'è Aigers Italia. Allora, Aigers Italia è l'associazione nazionale che riconosce e rappresenta gli appassionati professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali. Siamo attivi dal 2011 e siamo riusciti a creare la più grande community legata al mondo della comunicazione visiva, attraverso social network. Il nostro social di riferimento, ovviamente, è Instagram, perché ci dà la possibilità comunque di sfruttare l'aspetto fotografico grazie al quale riusciamo a promuovere tutte le bellezze dell'Italia. E le nostre attività principali sono quindi il visual storytelling attraverso le fotografie, dei challenge fotografici e dei meeting fotografici. Proprio con queste, diciamo, con queste tre aree riusciamo appunto a collaborare molto spesso con la pubblica amministrazione, in quanto comunque collaboriamo e sosteniamo piccole realtà o comunque comuni, regioni o addirittura il MIBACT, che nell'ultima campagna che ha fatto di Arti Uridi, di cui ne parlava prima Mattia Morandi, appunto. E dal punto di vista regionale invece siamo riusciti ogni anno a fare le assemblee che sarebbero una sorta di Pia Social Day, però è per quello che riguarda appunto Aigers Italia. L'ultima l'abbiamo fatta in Campania, dove siamo riusciti ad avere l'appoggio della regione e l'appoggio di SCABET, che è la società di beni culturali della regione Campania. E niente, grazie a tutte le attività di promozione del territorio che siamo in corso, ci danno circa 1.400.000 persone. E tutto questo supportando appunto le realtà locali, provinciali della pubblica amministrazione. Un'altra cosa importante che ci tengo a dire è che da anni ci occupiamo comunque di formazione aperta a tutti e da settembre avremo un calendario, speriamo molto fitto, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e grazie a cui potranno comunque capire un pochettino di più per tutto quello che riguarda la dinamica della creazione di contenuti attraverso i social network. Questo potrebbe essere utile un po' a tutti, sia a persone comuni, sia comunque a addetti ai lavori che lavorano in ambito della pubblica amministrazione. E guarda, ti saluto perché comunque mi rendo conto che i tempi Grazie. sono ristretti, ci saranno comunque altre occasioni di Sicuramente. vederci a Roma. E grazie ancora. Ti ringrazio molto Pietro e ringrazio tutta la comunità degli Aigers che anche in queste settimane di lancio, diciamo così, ci ha dato una grande mano e quindi insomma, ci saranno sicuramente tante altre occasioni. Grazie mille, a presto. Grazie ancora a voi. Ciao, grazie a Pietro Contaldo e torniamo da Pierpaolo Di Nenno, coordinatore Pia Social Abruzzo. Prego Pierpaolo. Buon pomeriggio Francesco, grazie a te e a Pia Social per questa maratona incredibile che hai, diciamo, messo in piedi e a tutta la rete nazionale che sta appunto partecipando.
Un saluto anche dalla coordinatrice Antonella Tollis, che insieme a me ha lavorato appunto per realizzare questo contributo dell'Abruzzo, che in tempi non sospetti appunto ha scelto di approfondire il tema, comunicare la bellezza, ovvero la cultura dei territori raccontata attraverso i social e le nuove forme di comunicazione. Ovviamente con l'epidemia e con la pandemia non abbiamo diciamo, voluto cambiare il contenuto, ma abbiamo dovuto cambiare il contenitore. Avremmo ospitato questo evento nella cornice dell'Auditorium Diocleziano di Lanciano, che è uno dei luoghi belli d'Abruzzo. L'Abruzzo è pieno di ricchezze e di bellezze, e cercheremo di approfondire con appunto i relatori tutto quello che c'è intorno alla comunicazione della bellezza e come poterla valorizzare, anche approfittando delle esperienze che il lockdown ha offerto in termini di fruizione della cultura, dei territori e delle bellezze, di cui è pieno l'Abruzzo, ma tutta l'Italia. Ovviamente. E da questo punto di vista abbiamo chiesto di affrontare, di approfondire il tema a sei relatori, ve li presenterò diciamo in blocchi da due, andremo veloci rispettando appunto i tempi. Il primo intervento appunto che introduco è quello di Emilio Casalini, che ringrazio per la partecipazione. Narratore e conduttore, tra l'altro, di un bellissimo programma andato in onda su Rai 3, che si chiama Generazione Bellezza. Io l'ho visto, mi ha molto colpito l'obiettivo di coniugare le esperienze con la bellezza, quindi come creare anche delle collaborazioni virtuose intorno al tema della bellezza, che non è solo qualcosa di estetico, che non si tocca, ma invece ha anche dei risvolti importanti dal punto di vista lavorativo e diciamo occupazionale. È disponibile online su RaiPlay per chi non l'avesse visto appunto in onda, quando è andato in onda. Lui ci parlerà di architetture di narrazione identitaria. A seguire, ringrazio in maniera altrettanto, sono grato per la partecipazione di Luca Dal Pozzolo, che è responsabile di ricerca della Fondazione Piz Carraldo di Torino, che ci parlerà di patrimonio e turismo dolce. Lascio subito la parola ad Emilio Casalini per il suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti, è piacere trovarvi dopo questo grande percorso fatto insieme. Allora, velocemente, e c'ho il contatore che sta andando, è già partito. Innanzitutto bisogna aprire un pochino gli occhi, ci vogliono un minuto per fare anche un po' di chiarezza su quello che siamo e su quello che siamo stati fino ad oggi, perché il Covid ha acceso la luce su una quantità di toppe, di buchi che c'erano sui nostri lenzuoli. Ed è stata una sberla che ci ha svegliato fuori. Tutti, le aziende hanno scoperto di colpo lo smart working, le scuole hanno scoperto l'e-learning e non eravamo, nessuno era preparato. E il mondo della cultura e il mondo del turismo ha scoperto di colpo cosa significava comunicare. Alcuni erano agito meglio, le aziende, alcuni hanno agito con grande difficoltà, le scuole, trovandosi ancora con tanti modi diversi. Il mondo della cultura ha scoperto che si poteva comunicare in maniera virtuale le bellezze. Molti musei l'hanno scoperto nel 2020, benvenuti nella contemporaneità. Serviva una pandemia per farvi rendere conto che si poteva comunicare anche sul web, perché fino a quel momento il mondo della cultura è rimasto escluse delle eccellenze, perché abbiamo delle eccellenze, il mondo della cultura è rimasto chiuso in una bolla autoreferenziale in cui è stato costretto con la violenza a tornare fuori nel mondo. E così il mondo del turismo, perché si è scoperto che non è solo prenotare, ma deve comunicare qualcos'altro. E allora oggi abbiamo capito cosa dobbiamo comunicare. Si è parlato anche, prima parlava appunto Mattia Morandi, il ministro Franceschini ha parlato di borghi, di cammini, ed è giustissimo per scoprire la nostra terra minore, oggi, prima noi come italiani, poi offrirla al mondo, ma bisogna offrirla bene, soprattutto sulle piazze virtuali. E quindi la narrazione della bellezza parte attraverso siti dei sui cammini che oggi non esistono.
siti per promozione dei borghi che non sia una promozione passiva. Oggi ci sono delle paginette dei borghi con 4 foto spesso mediocri e non possiamo pensare che sia questa la professionalità che offriamo al mondo. Ecco dove entra la pubblica amministrazione. Deve offrire a livello governativo e a livello locale delle guide. Non deve fare lei, deve offrire delle guide, deve dare gli strumenti perché ognuno diventi narratore della propria identità. Ed ecco comincia a costruirsi l'architettura di una narrazione dell'identità e della bellezza attraverso la complessità. Non è niente di semplice, non è una cosa improvvisata, non è una cosa da amatoriale, che non significa affidarla solo ai professionisti, significa apprendere degli strumenti di complessità e farli propri. E allora cominciamo a avere pagine che funzionano per raccontare bene noi stessi. Significa incominciare a declinare tutti i soggetti che compongono l'identità della nostra terra. Parliamo di Abruzzo, prima abbiamo parlato della Sicilia, di tutte le regioni italiane. Abbiamo un mosaico di identità che vengono raccontate a singoli pezzi. Quindi hai le guide sul paesaggio, quelle sulla cultura, quelle sull'enogastronomico, quelle... No, è sbagliato, è ridicolo così. Abbiamo una potenza di fuoco, invece facciamo nuove reti invece che fare rete. Questo è un problema grosso che abbiamo in Italia. In questo periodo di Covid, tutti hanno fatto moltissime nuove reti, nuovi cammini, nuovi siti, nuove piattaforme, e non si fa mai rete. Sono tutte cose che finiscono male. Impariamo a fare rete su quello che c'è, rete tra le persone, imparare a raccontare quello che c'è vicino a noi e cominciare a fare anche, e quindi l'archeologia, il panorama, l'enogastronomia, l'agricoltura. L'agricoltura significa che l'artigiano e il contadino entrano nel ristorante, nel B&B, nella casa. È un'architettura di narrazioni comunitarie, siamo connessi. Dobbiamo imparare a riconnetterci e incominciare a raccontare la bellezza nella declinazione di quello che siamo. Siamo esattamente noi, in ogni punto d'Italia. Questa è la specialità che abbiamo noi. Quindi imparare a declinare ogni strumento con le proprie formule. Il contadino metterà le proprie mani, l'artigiano uguale, ma lo offriamo al mondo. Dobbiamo imparare a raccontarci. Non basta essere bravi, essere simpatici. Noi abbiamo questo mito della simpatia italiana. No, bisogna anche imparare a farlo bene. Ed ecco dove vado a chiudere. Torna il valore della pubblica amministrazione. Per insegnare, trasmettere, ha un ruolo fondamentale di guida, di mentoring, quindi di portare le persone che compongono, che attraversano, che costituiscono il tessuto dell'identità e quindi della bellezza, portarli, farli arrivare al livello di consapevolezza per un'offerta bella. In un posto che diventa bello da raccontare si accolgono i turisti ed è un'economia della bellezza, ma si vive anche meglio, perché poi la bellezza ti cura. Veniamo da un periodo di grande difficoltà. La bellezza ci permette anche di risanare la nostra anima e il nostro corpo. Quindi questa è l'importanza di costruire un'architettura di narrazione della bellezza. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Emilio, è un augurio che facciamo a tutti, ovviamente a tutti noi. Passo la parola subito a Luca Dal Pozzolo per il suo intervento dal titolo Patrimonio e Turismo Dolce. Benissimo, grazie. I paesaggi che sono rimasti in qualche modo integri, i paesaggi culturali, le architetture, i borghi, le opere d'arte che sono arrivate a noi con un alto grado di integrità e che la storia ci consegna, in qualche modo hanno pagato questo privilegio con una emarginazione dai grandi processi di sviluppo che hanno interessato la penisola nel secondo dopoguerra. E questo, se da una parte oggi ci consente di avere una risorsa integra, dall'altra è stato pagato con un deficit di sviluppo e di occupazione. Spesso questi territori negli anni passati hanno cercato di recuperare pensando di potersi accodare a un modello di sviluppo che riguardava le aree più potenti, più industrializzate, anche per quanto riguarda il turismo, cioè cercare di intercettare i grandi flussi di turismo e di cambiare il proprio stato diventando in qualche modo una meta imperdibile. L'emergenza Covid, come diceva prima Casalini, tra le tante toppe che porta in evidenza, fa vedere come fosse insostenibile quel modello, non solo per le aree interne, per le aree più
diciamo così, più ai margini dello sviluppo, ma proprio per le aree più potenti. Oggi c'è un problema enorme delle zone centrali, dell'overtourism, dei luoghi di overtourism, dei centri storici delle città d'arte, che vivono un momento surreale di abbandono. Sappiamo che il turismo almeno per i prossimi anni dovrà reinventarsi, almeno per i prossimi 2 anni, e sappiamo benissimo che quel modello, dentro un sistema di distanziamenti, di precauzioni e di attenzione per la sostenibilità anche dei rapporti tra le persone, è completamente fuori quadro, fuori possibilità di essere adottato. Dunque c'è un problema di reinvenzione completa del turismo e c'è un problema di riappropriazione del patrimonio in maniera lenta, in maniera consapevole, in maniera profonda, a partire dal turismo di prossimità, che sarà il prossimo obiettivo molto più facile da raggiungere che non quello per grandi gruppi provenienti da lontano. Il turismo francese in gran parte si nutre di turismo di prossimità, di turismo lento. Dunque bisogna cambiare la narrativa, lo diceva anche Casalini prima, bisogna passare a un marketing di territorio e non delle mete imperdibili, un marketing che sappia indirizzare le persone a navigare nel territorio e ad apprezzare delle bellezze che non sono brillanti a prima vista, semplicemente perché non sono nemmeno conosciute. Spesso il turismo è riconoscere, non conoscere per la prima volta. Conoscere per la prima volta è, come dire, esplorazione. Il turismo è quasi sempre riconoscimento. E allora qui c'è un progetto culturale da costruire. È vero che la pubblica amministrazione è chiamata in primo luogo a costruire le condizioni perché tutto ciò si possa comunicare, ma gli operatori culturali hanno una responsabilità enorme nel costruire i contenuti, nel dotare di senso questo tipo di pratica, perché in qualche modo bisogna puntare sul valore dell'essere in presenza di cose eccezionali, anche se queste cose eccezionali non sono la Torre di Pisa, sono comunque eccezionali e comunque in futuro saranno poche le persone che potranno stare lì in contemporanea. E allora questo deve diventare un valore distintivo. È ovvio che bisogna poter frequentare questi contenuti anche diversamente e in altro modo, ma questo valore va messo al centro. E per fare questo bisogna costruirlo, perché lo sguardo del turista è una costruzione culturale e sociale. Si costruisce prima, non in luogo. E quindi su questo c'è un lavoro molto grande da fare da parte non solo dell'amministrazione, ma anche dei responsabili della cultura. Questa costruzione sociale è quella che consentirà di pensare a un turismo sostenibile in futuro e di irrorare in maniera, come dire, goccia a goccia, ma in maniera economicamente produttiva, anche le aree interne, anche i territori di alto valore che oggi sono completamente dimenticati. È una sfida, ma è tempo di sperimentare e probabilmente oggi ci sono le condizioni per vincerla anche nei luoghi meno, come dire, conosciuti dal turismo di massa. Grazie. Grazie a te Luca per gli spunti, tra l'altro per un territorio che diciamo ha la possibilità di valorizzare le aree interne e quelle dove probabilmente il turismo dolce può e lento, come sentiremo dopo anche da Marcello Natarelli, può avere uno spazio importante. L'Abruzzo è pieno tra l'altro di cose eccezionali, così come l'Italia, e a noi, diciamo, proponendo questo tema, ci interessava capire come è possibile mettere a sistema le bellezze per contribuire a creare attraverso anche le pubbliche amministrazioni non solo la consapevolezza ma sviluppo, in una parola, cultura dei territori. E a proposito di questo vi introduco le prossime relatrici, che sono appunto Rosaria Mencarelli, direttrice della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, che è partner di questa iniziativa. La ringrazio per la partecipazione. Lei ci parlerà di come comunicare la tutela per promuovere il territorio, occupandosi appunto come sovrintendente d'Abruzzo appunto di questo ruolo fondamentale.
della soprintendenza, e a seguire da diciamo uno scenario molto bello che è il Teatro Fenaroli di Lanciano, ascolteremo l'assessore alla cultura del Comune di Lanciano, Maruska Miscia, circa le strategie di sviluppo condivise dalle pubbliche amministrazioni per comunicare e promuovere la bellezza. La parola alla dottoressa Mencarelli, grazie. Grazie a voi, grazie di questa bella occasione per stare tutti insieme in Italia, ma soprattutto qui in Abruzzo, per poter parlare un po' di tutela per promuovere il territorio, come comunicarla. Innanzitutto non credo che a volte le soprintendenze, nella maggior parte dei casi, siano molto note, o se sono note, sono note in forma abbastanza negativa. Noi siamo i signor no. Peccato, perché diciamo anche noi ormai siamo molto cambiati, siamo un organismo che appunto tutelando il patrimonio permette poi a questo territorio e a questo patrimonio di vivere e di essere comunicato. In sostanza, se non ci fosse tutela non avremmo nulla da comunicare, perché forse questo patrimonio sarebbe in altre condizioni. Quindi anche le soprintendenze, in questa loro azione di base, che è la tutela, ma è anche la promozione del territorio, che è la promozione del patrimonio, hanno una forte spinta oggi, verso una forte apertura verso la comunicazione social, verso l'uso di tutti quegli strumenti che anche in questo periodo di lockdown abbiamo sperimentato essere essenziali per essere più vicini, ancorché molto lontani. Ma prima di questo io credo che sia importante capire che tutelare vuol dire innanzitutto entrare in contatto con le comunità, entrare in contatto con i territori, entrare in contatto con le amministrazioni locali. Ecco perché mi piace essere associata all'assessore Miscia, perché questo ci dà anche il senso della consonanza che c'è fra amministrazioni e come i nostri obiettivi siano molto più comuni e molto più convergenti di quanto a volte non sembri. E perché questo? Perché se noi tuteliamo e comunichiamo questa tutela in maniera congiunta, in un'azione sinergica, sicuramente favoriamo una maggiore crescita delle comunità locali, oltre che la conservazione del patrimonio. Se favoriamo la crescita delle comunità locali, sicuramente abbiamo già raggiunto una prima grossa tappa di quella che è la comunicazione e la promozione del territorio. I primi fruitori e i primi grandi comunicatori del patrimonio sono le comunità. Se le comunità sono consapevoli, sicuramente la nostra azione sarà facilitata. E questo ci porta quindi a parlare in termini di promozione del territorio a 360 gradi. Il territorio è il paesaggio, il territorio sono i borghi, sono le città, sono le testimonianze di storie di vite passate, di vite contemporanee. Quindi è quel patrimonio a 360 gradi nel quale ci si immerge vivendolo, visitandolo, e credo che dopo il periodo che abbiamo vissuto, che ancora stiamo vivendo, non ce lo siamo proprio messo alle spalle, direi, la lezione che dovrebbe venire fuori è questa. Dobbiamo imparare, io credo, innanzitutto a ragionare in termini di maggiore consapevolezza delle comunità, a ragionare in termini di qualità piuttosto che di quantità, perché le quantità verranno, ma verranno in maniera diciamo non massiva, in maniera diffusa, in maniera più curiosa e forse più attenta, perché oggi forse siamo anche di fronte a una fruizione molto, diciamo, mordi e fuggi, che non dà tempo e spazio a una riflessione su quello che stiamo vivendo. Vivere nel patrimonio è un'espressione, è una esperienza globale, direi, a 360 gradi.
che, come diceva Emilio Casalini, comprende patrimoni culturali, ma patrimoni anche di tradizioni consolidate, che sono enogastronomiche, sono antropologiche, sono feste particolari che tu puoi vedere solo in quei luoghi. Siamo in Abruzzo, ma avete mai visto cosa sono le feste dei fuochi in Abruzzo? Avete mai visto cosa sono le settimane sante in Abruzzo? Cioè, quest'anno purtroppo ce ne siamo dovute privare le settimane sante, ma per esempio noi, facendo come soprintendenza, aderendo alle campagne social del MIBAC, abbiamo aderito a quella Io Resto a Casa, per esempio, con pillole di cultura in cui ogni 2 o 3 giorni sulla nostra pagina Facebook comparivano dei piccoli video, delle piccole pillole con cui portavamo chi non poteva andare, tutti noi non potevamo andare più da nessuna parte, ma volevamo con questi video andare in luoghi, in situazioni o raccontare storie che sono di cultura, che sono di patrimoni locali. Ecco, questo è il nostro scopo: tutelare, promuovere il territorio, promuoverlo in maniera consapevole. Quindi io credo che se noi questo riusciamo a farlo, e Maruska Miscia è un ottimo partner in questo, riusciamo a farlo insieme in maniera consapevole, i territori forse usciranno anche da questa esperienza stranamente rafforzati, non indeboliti. Grazie. Grazie a Rosaria Mencarelli. Allora passo subito la parola all'assessore alla cultura del Comune di Lanciano, Maruska Miscia, che è in diretta dal Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano. Grazie, grazie Pierpaolo, grazie a Francesco Di Costanzo e Antonella Tollis per averci dato la possibilità oggi di ospitare questo evento nazionale dedicato alla comunicazione, in particolare alla comunicazione della bellezza. E volevo anche ringraziare tutti i relatori che hanno subito accolto il nostro invito con favore, e partirei un attimo da quello che è stato dal relatore che ha un po' dato l'impulso all'idea, no, di raccontare la bellezza in questo spazio, in questa città che ha tanta bellezza. Emilio Casalini, quando l'ho conosciuto in televisione attraverso quelle pillole di Generazione Bellezza, ha messo in evidenza proprio un aspetto molto importante che mi ha colpito. Ci sono delle città, dei borghi, dei luoghi che hanno un grandissimo patrimonio e che questo patrimonio lo sanno valorizzare. Ci sono degli spazi, delle città, che non hanno questo valore aggiunto, che non partono da un potenziale di sviluppo, addirittura non ce l'hanno, ma riescono, anche nonostante il degrado, nonostante situazioni di criticità, a svoltare, tra virgolette, quindi a utilizzare queste criticità e a trasformarle in occasione di sviluppo. E quindi io mi sono chiesta, ma Lanciano, parlando proprio della mia esperienza politica a contatto con il mondo del turismo e della cultura, ha tantissimo, ma qual è la difficoltà? Qual è la difficoltà di comunicare tutta questa bellezza? Ci sono oltre 100 associazioni culturali, abbiamo tradizioni storiche importantissime, antichissime, quindi legate sia alla spiritualità, ma legate anche alle grandi manifestazioni di piazza, come le feste di settembre, e ci sono tradizioni legate al Natale, alla Squilla, quindi occasioni uniche che non sono conosciute o non sono praticate in altre città. Cosa manca alla città per far sì che tutte queste risorse siano messe a sistema e si possa raccontare e comunicare questa bellezza? Qual era il problema ulteriore? Era quello di strutturarci di una strategia comunicativa. Non c'era una strategia, non c'è tuttora una strategia comunicativa, perché stiamo studiando questa cosa, questa situazione. Mancava la segnaletica, manca un portale web dal quale comunicare gli eventi, ad esempio. E quindi, grazie anche a uno studio che abbiamo portato avanti con l'UMPRI, l'Unione Nazionale delle Proprie Locali, che abbiamo raccontato a febbraio anche insieme alla soprintendente Mencarelli, e abbiamo capito che bisognava fare un passo indietro. E quindi, prima di raccontare qualcosa, bisognava capire chi siamo, e qual è la nostra identità, in modo da costruire un'identità visiva nella quale i cittadini potessero riconoscersi. Anche perché Lanciano, magari qualcuno lo sa, conosce la nostra storia, è conosciuta all'esterno come sede di un santuario del miracolo eucaristico, ma la percezione da parte dei cittadini di questa cosa probabilmente è sottile, lieve. Piuttosto
ci sono delle tante tradizioni a livello locale che si conoscono, ma delle quali non siamo consapevoli. Quindi ritorna al discorso che faceva prima la Mencarelli, dicendo che spesso noi abbiamo tantissimo, ma non siamo consapevoli di ciò che abbiamo. Basti pensare che a Lanciano abbiamo un teatro, una scuola civica di musica, una banda e un'associazione dedicate allo stesso musicista, Fedele Fenaroli. E questo studio ci ha messo in evidenza proprio questo, che probabilmente è la musica quella filo rosso che può legare tutti gli aspetti tradizionali legati al territorio, ma legati anche agli spazi che noi viviamo, perché se noi sappiamo che la musica può essere un valore sul quale costruire una nuova identità, probabilmente sarà più facile capire quali spazi dovranno essere suscettibili di una maggiore tutela, di una maggiore attenzione. E quindi perché è importante anche il discorso che faceva Rosaria Mencarelli relativamente al fare rete? Noi spesso ci troviamo come amministratori a dover bussare alle porte per avere dei finanziamenti, perché manca una filiera che parta anche dal governo, insomma dallo Stato, e attraversi le regioni, le province, i comuni. Spesso i politici locali sono abbandonati o comunque a una sorta di discrezionalità che purtroppo non è utile per valorizzare le nostre ricchezze. E quindi è necessario fare rete, quindi veramente praticare queste strategie insieme, tutti insieme. Con la soprintendenza sta iniziando un bellissimo percorso da un po' di tempo a questa parte, e anche perché viene sempre vista, come diceva anche lei, come quell'ente che è solo posto alla fine di una catena, che dà un sì o un no, un'autorizzazione. Invece bisogna camminare insieme per progettare insieme un territorio. E come abbiamo visto in questo periodo di grandi difficoltà, la pandemia ci ha reso anche consapevoli del fatto che le città libere sono più belle, ma sono più belle soprattutto per i cittadini che sono turisti, quindi sono quei turisti di prossimità di cui tanto si parla. Per cui l'obiettivo nostro qual è? Quello di lavorare insieme affinché l'obiettivo sia quello di avere delle città belle da visitare, perché belle da vivere. Grazie a Maruska Miscia per il suo intervento. Cerchiamo, come vedete, di stare appunto nei tempi, anche se le cose sono tante da raccontare. E adesso introduco invece l'ultima coppia di relatori, a partire da Marcello Natarelli, che è il fondatore di Maiellando, che è una delle realtà private associative di successo in Abruzzo, che per primo ha aperto una strada per quanto riguarda la promozione virtuale che attraverso i social poi si traduce in un riscontro reale del territorio. Lui ci parlerà di turismo lento che va veloce sui social, non lo vedo ma lo vedrò a breve, immagino. E a seguire ci sarà invece Dulcis in Fundo. Aspettate che ho un problema, ecco. E adesso vi vedo. Dulcis in Fundo avremo Valeria Pica, ricercatrice del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, che ci parlerà di bellezza e partecipazione. Se Marcello c'è? Sì, ci sono. Mi vedete? Io non ti vedo. No, non so se è un problema mio. Ok, allora è un problema mio. Ecco, adesso ti vedo. Perfetto. Appunto, dicevo, fondatore di Maiellando. Prima di passare la parola a lui, volevo citare un'esperienza che proprio negli ultimi giorni, durante la quarantena, è stata proposta da un'associazione, appunto il Cammino di San Tommaso, che in Abruzzo ha approfittato, fra virgolette, del lockdown per riproporre il cammino da Roma ad Ortona, appunto dall'Apostolo Pietro all'Apostolo Tommaso, in maniera virtuale, quindi coinvolgendo e facendo conoscere i percorsi a diverse persone con delle dirette molto seguite la mattina. E, passo la parola appunto a Marcello, che ci parlerà di turismo lento che va veloce sui social, appunto introducendolo con questa citazione. Sì, buonasera a tutti. Si è parlato, i gentili relatori che hanno parlato prima di me hanno fatto riferimento a quello che dovrebbe accadere nel mondo del turismo, e quindi fare rete. Maiellando è una vera rete di imprese private e professionisti del turismo. Noi ci occupiamo principalmente di promozione del territorio e promuoviamo anche le attività che si possono svolgere in Abruzzo, e quindi tutti quei servizi che creiamo e che offriamo sul nostro sito. Naturalmente durante il lockdown i servizi ai clienti si sono dovuti interrompere, perché giustamente non si poteva svolgere nessun tipo di attività.
però eravamo nel pieno della stagione invernale, che per quanto possa essere stata scarsa di neve, comunque ci vedeva veramente molto impegnati con le nostre varie attività. Facciamo ciaspolate, delle meravigliose uscite in motoslitta nei boschi. Dovevamo comunque necessariamente comunicare qualcosa sui social, che tra l'altro, insomma, come diceva Pierpaolo, sono molto seguiti, e quindi abbiamo deciso di rivestire questo ruolo, che è stato quello di intrattenimento e di comunicare la positività e la bellezza. Abbiamo scelto di comunicare la bellezza dell'Abruzzo attraverso la pubblicazione di video e foto che abbiamo nei nostri archivi decennali. Per fortuna avevamo contenuti primaverili, perché solitamente seguiamo sempre la pubblicazione stagionale. Avevamo contenuti primaverili in tutte le salse, quindi non abbiamo avuto problemi per reperire questi contenuti. Inoltre, insomma, con la collaborazione del nostro staff, che è un po' dislocato su tutto il territorio abruzzese, abbiamo documentato quotidianamente quello che poteva essere la vita, insomma, di tutti i giorni. Abbiamo avuto la fortuna anche di avere una bellissima nevicata, e quindi dai terrazzi, dalle porte, dai portoni dei borghi abbiamo documentato anche questo, che insomma è stato molto molto apprezzato da chi ci seguiva. Il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire a coinvolgere, insomma, attraverso la bellezza, trasmettendo delle emozioni. Insomma, il nostro forte è proprio quello di riuscire ad emozionare le persone che ci seguono. E poi giustamente proponiamo di vivere questa emozione partecipando alle nostre attività. Durante il lockdown abbiamo ottenuto dei numeri veramente incredibili sui social. Abbiamo avuto milioni di visualizzazioni per i video, abbiamo aggiunto 30.000 like a quelli che avevamo, adesso ne abbiamo. Ma il nostro vero obiettivo è sempre quello, magari, di riuscire ad incrementare gli iscritti alla nostra newsletter. Siamo riusciti ad aggiungere 5.000 iscritti a quelli che avevamo, adesso siamo circa 30.000 iscritti, che a breve riceveranno le informazioni di tutte le attività che si possono svolgere in Abruzzo. A queste persone proporremo nei prossimi mesi le nostre attività, che vanno dai classici trekking, alla canoa sui fiumi e sui laghi, le varie attività per le famiglie, i bike, il cavallo, le attività più avventurose, insomma, di tutto di più. E in più ci sono anche i cammini a cui faceva riferimento Pierpaolo, che ci piace pensare che la formula che utilizziamo dal 2013 di comunicazione è quella dell'unicità. Insomma, cerchiamo di essere che sono necessariamente nostri, cioè noi pubblichiamo solo cose che realizziamo con le nostre mani. Perfetto. La E nostra sento. giornata tipo è stare in giro per il Abruzzo. Sì, No, purtroppo ci sì, siamo? si sente un po' male. Purtroppo. Va bene, passiamo la parola, magari cercando poi di recuperare eventualmente Marcello, a Valeria Picca, che è appunto ricercatrice del Gran Sasso Institute, per l'intervento suo bellezza e partecipazione, e poi vediamo se riusciamo a recuperare Marcello. Vai Valeria. Grazie. Bellezza e partecipazione, diciamo, è un po' parafrasando Giorgio Gaber, mi è venuto in mente perché in realtà la bellezza appunto diventa partecipazione quando le si dà un valore collettivo, quando si fa e ci si riconosce come comunità. Nel momento in cui la bellezza è riconosciuta e le si attribuisce valore, allora si pongono le basi per costruire una comunità patrimoniale, così come viene indicata nei principi della Convenzione di Faro. Ritrovare il senso della comunità a livello locale e nazionale ci fa sentire parte di un tutto, che a volte però facciamo fatica a comunicare. La bellezza, secondo Tommaso d'Aquino, dipende dalla mente dell'uomo. Bisogna quindi far sì che la bellezza soggettiva diventi oggettiva, diventi collettiva, condivisa. E questo avviene quando riesco a raccontare, a trasmettere il valore che ha per me, e
e a rendere gli altri partecipi della mia emozione, perché in realtà è proprio l'esperienza emotiva che rappresenta il primo passo che fa poi scaturire l'interesse. Dobbiamo di conseguenza poi avviare un processo di riconoscimento, di conoscenza, che ci fa soffermare più a lungo sulle cose per cercare di capire il motivo, perché ci piacciono così tanto. In riferimento al museo, perché diciamo oggi sono anche in veste di coordinatore regionale di ICOM Abruzzo, l'ICOM è l'International Council of Museums, quindi vi parlo da museologa, quindi in riferimento al museo, quando l'emozione si coniuga alla conoscenza, e allora ci troviamo di fronte ad una esperienza museale caratterizzante. Ed è proprio il tempo che riusciamo a dedicare, il tempo che riusciamo a trascorrere in osservazione, ci permette di aprire un canale di comunicazione con un oggetto, con un monumento, con una storia, con un paesaggio anche. Per riuscire a trasmetterlo ad altri, significa avviare un processo di educazione al patrimonio culturale condiviso che renderà quell'oggetto parte della narrazione del luogo. Il rapporto con i luoghi che abitiamo, che viviamo, è fondamentale per sviluppare senso di appartenenza e tutela attiva, ma è altresì necessario sapere come rendere la comunità di riferimento, e in questo caso sia Emilio Casalini che Rosaria Mencarelli hanno fatto appunto, hanno citato anche la necessità appunto di avere un rapporto diretto con le comunità, quindi come renderle partecipi ma soprattutto consapevoli del valore del patrimonio culturale. I social network e la comunicazione digitale possono svolgere un ruolo decisivo. In tempi di distanziamento sociale abbiamo visto come fossero l'unico modo per rapportarci e per raggiungere il mondo esterno, per comunicare all'esterno. Abbiamo però visto anche come molti istituti museali, in generale, non solo a livello regionale, fossero impreparati. E come il flusso di materiale immesso in rete in formato digitale non sempre fosse adeguato allo scopo. Allora, se vogliamo trarre diciamo, un insegnamento, se vogliamo trarre anche un profitto dalla situazione attuale che stiamo vivendo, dovremmo cominciare a pensare insieme a come realizzare un percorso di alfabetizzazione digitale che permetta all'Abruzzo e ai suoi musei di essere visibili nel modo corretto, riconoscibili e conosciuti, affinché gli abruzzesi stessi siano portatori di interesse e di conoscenza del patrimonio culturale e possano arricchirlo costantemente con le loro storie. Il museo è luogo di socialità, come la scuola. È infatti il luogo dell'educazione informale per eccellenza. E la partecipazione e la coprogettazione di percorsi di conoscenza per avviare una narrazione condivisa diventano quindi degli asset fondamentali per promuovere il territorio non solo a livello nazionale o internazionale, ma prima di tutto e soprattutto a livello locale, garantendo così l'avvio di un processo di sviluppo culturale, sociale ed economico. Questi tre livelli non possono essere scissi. Cultura, società ed economia sono parti integranti che, se adeguatamente armonizzate tra loro, rendono la comunicazione e il patrimonio culturale davvero efficace. Per raggiungere questo obiettivo, c'è bisogno però di un cambio di visione da parte della comunità locale, poco abituata al lavoro collaborativo. Nei 2 anni e mezzo in cui abito appunto in Abruzzo, in un piccolo borgo vicino L'Aquila, una delle criticità maggiori è appunto la mancanza di coordinamento e la poca attitudine al lavoro collaborativo. E recentemente in un'altra conversazione con Rosaria Mencarelli e Luca Dal Pozzolo abbiamo visto come diciamo, sia forte la necessità di aprire un canale di dialogo non episodico tra le aree interne e la costa, e questo potrebbe potenziare appunto l'effetto della comunicazione e rilanciare la cultura abruzzese nel suo insieme. Grazie. Grazie a te Valeria. Passo la parola a Francesco, non prima di salutare e ringraziare i partner locali che ci hanno sostenuto in questa iniziativa,
insieme al Media Partner, e a te Francesco, a tutta Pa Social per questa maratona lunghissima e molto interessante. Grazie, grazie a te Pierpaolo Di Nenno, anche ad Antonella Tollis e a tutto il coordinamento dell'Abruzzo.